Dobbiamo ritrovare noi stessi, che con San Martino siamo un po' mancati, e quindi il primo obiettivo è sicuramente quello di trovare di nuovo l'amalgama offensivo e difensivo che va tutto insieme. E comunque veniamo da una settimana ottima di allenamenti, adesso abbiamo Bertite, poi c'è Orvieto e poi c'è Schio, cioè su una settimana abbiamo tre partite e dobbiamo essere bravi a fare tre buone prestazioni. Se dopo tre buone prestazioni vogliono dire tre vittorie, due vittorie, una vittoria, questo dopo lo dirà il campo. Posso dire che Bertite è un'ottima squadra, ben allenata, giovane, con punti di forza anche nelle tre straniere, quindi sarà sicuramente un avversario tosto. Dovremo essere bravi a non fargli correre, quindi a non fargli fare canestri facili, e quindi questo è il primo obiettivo. Poi se saremo bravi a stare punto a punto e fare le cose che abbiamo preparato, credo che li potremo mettere in difficoltà. C'è stata piena consapevolezza di aver fatto una partita non alla nostra altezza, e questo è importante. E la consapevolezza dopo ha portato a fare una settimana, ripeto, ottima a livello di atteggiamento, a livello di concentrazione e di lavoro in palestra. È normale, secondo me, essere delusi quando non si dà il 100%, e quindi da questo deve esserci una lezione che dobbiamo imparare, perché comunque il campionato è lungo e quindi occasioni per fare bene ce ne sono, e dobbiamo già proprio da domenica a Bertite, quindi dovremo essere pronti per fare bene.